Grazie Stefania. Specifico che la mia famiglia è originaria di Castiglione di Sicilia, che deve essere a 10 km da qui, e che io non l'ho mai vista, e quindi mi considero un finto settentrionale, diciamo, sono Un un infiltrato. infiltrato che ritorna sui suoi luoghi di origine, che non conosce tra l'altro. Allora, io farò un intervento di carattere molto generale, chiedendo a Stefania di tenermi sotto controllo per quanto riguarda i tempi, no? Sono le 9:30, per cercare di dirò delle cose che sono note, ma diciamo cerco di mettere in ordine un po' di riflessioni che hanno avuto corso in questi ultimi anni, per cercare di capire. Io non sono un esperto di Ucraina, di Russia, però dove si può collocare in qualche modo il significato di questo conflitto che ha, come dire, assunto ed è un conflitto un po' diverso da quello a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni. E ho scelto di dare questo titolo, Russo, le scienze della pace, che fa un po' il verso a un'idea, lo dico in premessa, un'idea che ha avuto un ampio corso, diciamo, un'ampia circolazione nella storia delle riflessioni sulla guerra, del pensiero politico internazionale, cioè l'idea opposta della obsolescenza della guerra. Gioco un pochettino su questa formula. Effettivamente non tutto il pensiero politico, la filosofia politica che ha studiato, insomma, i temi della pace, della guerra, delle relazioni internazionali si può schierare, diciamo, in questo quadro. Però alcuni grandi autori ben noti a tutti, ma Kant, Constant, che cito con timore, data la presenza del professor De Luca, i positivisti, Norman Angell, Schumpeter, ci sono molti, moltissimi autori che in diversi momenti della storia, diciamo così, dell'età contemporanea in senso ampio, perché ci fermiamo qua, hanno in qualche modo teorizzato l'idea che la guerra fosse diciamo un qualche cosa di destinato a scomparire nel corso del tempo. Kant parlava di spirito del commercio che avrebbe progressivamente pacificato le relazioni internazionali, Constant pure sostanzialmente dice la stessa cosa. I positivisti parlavano di un passaggio in generale dagli stati militari agli stati industriali. Engel, in questo testo che scrive poco prima della Prima Guerra Mondiale, teorizzava l'idea dell'assoluta, come dire, non convenienza della guerra, della sua irrazionalità, e Schumpeter, come dire, ha insistito su tutte cose su cui varrebbe la pena, naturalmente, adesso butto lì. Schumpeter sosteneva, come noto a tutti, che l'imperialismo e la guerra. Inizia a scrivere la sua sociologia degli imperialismi nel 1912 e la finisce poi nel 1919, quindi con lo spettacolo della Prima Guerra Mondiale, che imperialismo e guerra non avessero nulla a che fare con il capitalismo moderno, no? Al contrario di Lenin, che dice esattamente appunto l'opposto. Per Schumpeter, imperialismo e guerra sono delle forme di atavismo, sono degli anacronismi che, come dire, la civiltà del capitalismo moderno e le sue classi fondamentali, la borghesia e il proletariato, ormai non riescono più a digerire. Quindi, ripeto, è un tema che attraversa un'ampia fetta della storia del pensiero politico internazionale. E questa idea dell'obsolescenza della guerra, ci tornerò con qualche parola in più tra poco, si è in qualche modo riproposta in maniera molto forte nel momento di passaggio tra la fine della guerra fredda e dell'età bipolare e l'inizio dell'età cosiddetta post-bipolare, che non sappiamo bene come definire. Vi cito tre autori su cui tornerò, che sono particolarmente significativi in questo senso, e cioè Fukuyama, il famoso Fukuyama della fine della storia. Vi cito Huntington, la terza ondata della democrazia.
E vi cito ancora un signore che, non sono come Obama, non riesco ad abbattere questa mosca che mi sta torturando, e cito ancora John Müller, che ha scritto a cavallo tra gli anni 80 e 90 un libro intitolato proprio L'obsolescenza delle major wars, delle guerre fra grandi potenze, delle guerre tra paesi sviluppati. Insomma, si riaccende questa idea che la guerra sia in qualche modo destinata a scomparire dall'orizzonte delle relazioni internazionali. E questa tesi ha resistito anche all'inizio dell'età, appunto, che possiamo chiamare post-bipolare, all'esperienza che oggi noi naturalmente leggiamo con occhi molto, molto diversi, della prima guerra del Golfo, perché la prima guerra del Golfo, 1991, 17 gennaio 1991, che in realtà, come dire, viene accesa agosto del 1990 dall'invasione irachena del Kuwait, e anche la guerra del Golfo è stata considerata oggi, bellezza, questa formula rimane, come un'operazione di polizia internazionale, no? Un po' come la guerra russo-ucraina, un'operazione di polizia internazionale perché? Perché è una guerra combattuta sotto l'egida dell'ONU, nel quadro della legalità, del diritto internazionale e via dicendo. Poi però è successo di tutto, cioè dopo quella prima prova di guerra, di uso della violenza, delle armi, eccetera, eccetera, noi abbiamo assistito veramente senza soluzioni di continuità per tre decenni all'ira di Dio. La guerra innanzitutto nella ex Jugoslavia, che è stato un conflitto selvaggio, durato 10 anni, è stata ribattezzata la guerra dei 10 anni, abbiamo assistito a guerre che si sono accese in molte regioni dell'impero, dell'ex impero sovietico, pensate soprattutto alla Cecenia. Ho presente un bellissimo libro di Brzezinski che si intitola Il mondo fuori controllo, che esce nel 1993, il quale già allora parlava, come dire, dell'Ucraina come di un punto, come dire, caldissimo delle tensioni del nuovo mondo, del nuovo ordine barra disordine internazionale che egli vedeva all'orizzonte. Il titolo di quel libro è Out of Control, il mondo fuori controllo, ed è un libro molto interessante da leggere un po'. Insomma, è successo di tutto, il terrorismo globale ha cominciato a colpire molto male, Ruanda, genocidio, attentati terroristici dappertutto, e poi arriva l'11 settembre, e poi dopo l'11 settembre la guerra in Afghanistan, che dal 2001 dura 20 anni, è finita, come tutti sappiamo, l'estate scorsa, contemporaneamente la seconda guerra del Golfo, l'Iraq, e poi ci sono le primavere arabe che diventano immediatamente inverni arabi, con guerre civili spaventose che si accendono un po' dappertutto, ma soprattutto in Libia e in Siria. E poi c'è l'ISIS, che dal 2014, come dire, scatena un'offensiva incredibile che porta alla costruzione, come dire, di questo Stato islamico, cosiddetto Stato islamico, in un'area molto ampia tra la Siria e l'Iraq, la Sirac viene abitualmente definita. E poi c'è la prima, contemporaneamente, la prima guerra russo-ucraina, sempre nel 2014, dopo Piazza Maidan, appunto quel movimento, diciamo così, almeno apparentemente orientato verso la democrazia, c'è la prima guerra di Crimea, ci sono tensioni tremende sul tema delle armi nucleari, sul tema della guerra nucleare tra gli Stati Uniti e l'Iran, tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord. Insomma, succede veramente di tutto fino a quando nel febbraio del 2022, ecco, inizia questo nuovo conflitto in maniera abbastanza, direi, inaspettata, se non forse la bellezza che queste cose le studia e quindi magari se l'aspettava, diciamo, ma inizia questa guerra vera che fa seguito a una guerra civile più o meno strisciante, più o meno esplicita, che abbiamo oggi sotto gli occhi e che rischia una guerra condotta sull'orlo dell'abisso. Abbiamo capito che può diventare una major war veramente, e che in ogni caso già adesso sta producendo delle difficoltà veramente enormi nella forma della guerra commerciale che abbiamo sotto gli occhi. Insomma, il mondo ci sta mostrando che più che di obsolescenza della guerra,
Ecco, forse è più opportuno parlare di obsolescenza, per l'appunto da qui il titolo di questo intervento, di obsolescenza della pace. Soprattutto, ecco, se vediamo le cose da questo piccolo nostro angolo di mondo, che da 70 anni, più di 70 anni, insomma, vive pacificamente ed è, credo, strutturalmente, vorrei trovare qualcuno diciamo convinto del contrario, crede strutturalmente che il mondo comunque sia diretto, questa è un po' la visione che abbiamo genericamente, verso il trionfo della democrazia, prima o poi arriva, verso la fine delle identità intese come identità, come dire, confliggenti tra di loro, e ancora verso una pacificazione internazionale. Veramente la guerra ci scuote nel profondo, perché non noi qui, ma in tutto il resto del mondo le cose vanno diversamente, la riteniamo veramente inconcepibile. E allora, diciamo, quello che io vorrei fare in questo molto rapidamente, poi se c'è una discussione naturalmente possiamo approfondire, quello che vorrei fissare in questo mio breve intervento sono tre punti fondamentali, cioè vorrei innanzitutto, cioè vorrei capire questo in generale, come è andata sbriciolandosi questa idea dell'obsolescenza della pace negli ultimi tre decenni, e per farlo vorrei, dicevo, mettere in evidenza tre cose. Primo, quali sono le riflessioni, mi rifarò agli autori che ho citato prima, che in qualche modo hanno fissato questa idea illusoria, purtroppo illusoria, della obsolescenza della guerra. Cioè voglio partire da quello che si è pensato per poco tempo, tra l'89 e il 91, su questo tema, sul futuro delle relazioni internazionali. Poi vorrei mostrare, ma sono tutte cose che metto in, sono molto note, soprattutto a chi studia la storia delle relazioni internazionali o le relazioni internazionali, vorrei diciamo citare, vedere come di fronte, con quali argomenti, di fronte alle tutte le guerre, le forme di violenza organizzata che si sono sviluppate in questi ultimi tre decenni, è cambiata proprio invece la percezione della guerra. E diciamo, l'idea della obsolescenza della guerra si è tradotta, diciamo così, ha prodotto l'idea che la guerra avrebbe assunto e ha assunto delle forme diverse, le nuove guerre. Ci siamo per 20 anni, 25 anni, un po' cullati, si fa per dire, perché non sono cose gradevoli, ma ci siamo cullati nell'idea che le forme della violenza organizzata fossero in qualche modo quelle di cui poi ha parlato, lo dico in estrema sintesi, Mary Caldor, cioè guerre, come dire, che non hanno più a che fare che non hanno più i loro protagonisti negli stati, che sono tremende, sono selvagge, ma non hanno più niente a che vedere con la guerra sul modello della seconda guerra mondiale e della prima. Dopodiché, infine, una rapida conclusione, ma qui diciamo poi si può discutere, insomma, vorrei chiedermi in questo quadro. Praticamente ho finito l'intervento, mi devo No, fermare. non è vero. Vorrei chiedermi in questo quadro come si può collocare questa esperienza sconvolgente, appunto, del conflitto russo-ucraino. Che cosa abbiamo di fronte? Che cosa ci dice sul tema ampio della guerra, della pace, delle relazioni internazionali, questo conflitto? Allora, parto dalle illusioni che ci siamo fatti, non tutti naturalmente, ma molti, nel 1989-91, in quel biennio, diciamo, di ottimismo in cui abbiamo visto crollare regimi autoritari che sembravano, come dire, inscalfibili o quasi, e in cui, come dire, c'è stato un significativo progresso della pacificazione del mondo, l'epoca di Gorbaciov, cioè il disarmo, eccetera, eccetera. Come si è costruita questa illusione? Beh, tre autori ce la spiegano abbastanza, in maniera abbastanza chiara, e secondo me ci danno un po', come dire, ci restituiscono il senso del clima che si è creato in questo triennio, diciamo così, dell'ottimismo.
I tre autori sono, come ho detto prima, Fukuyama, Huntington, Huntington, un certo Huntington, e poi Müller, che hanno toccato argomenti diversi, ma in ultima analisi convergenti nell'idea di una progressiva pacificazione delle relazioni internazionali. Beh, Fukuyama è il più bistrattato, secondo me, ma non letto con la dovuta attenzione, è quello che l'ha sparata più grossa, diciamo così. Perché, come dire, nel 1900, faccio riferimento all'articoletto che pubblica nella estate del 1989, prima ancora che sia caduto il muro di Berlino e inizi il tracollo dell'impero sovietico. Beh, Fukuyama, genialmente, perché secondo me è un genio, poi prendetemi a schiaffi, perché sembra che le sue idee siano state smentite ripetutamente dal corso dei fatti, ma secondo me non è così, lo sono state soltanto negli ultimi 4-5 anni. Fukuyama dice sostanzialmente tre cose, fissa proprio in una specie di triedro inscalfibile le tre grandi illusioni del 1989, che sono, primo, che la democrazia, questo è l'architrave di tutta la sua profezia, che la democrazia liberale, il modello americano, il modello occidentale di sviluppo sia destinato, per forza di cose, a universalizzarsi. Ha vinto, non ha più rivali. Tenete presente che all'epoca c'era ancora, come dire, Gorbaciov, siamo ancora non è caduto il muro, non è stato abbattuto il muro di Berlino, c'è una Cina comunque rigidamente comunista, eccetera, eccetera. Questo signore dice, per quello poi diventa, quando comincia a cadere tutto, diventa una specie di profeta per poco, perché poi dice che ormai il modello di sviluppo, diciamo, il modello di sviluppo occidentale, quindi democrazia liberale più capitalismo, libero mercato, libera intrapresa, sono il modello vincente, non si può più pensare. Attenzione, non si può più pensare altrimenti. Non ha rivali quel modello. I fascismi sono stati sconfitti con la Seconda Guerra Mondiale. Il comunismo si sta sbriciolando, lo dimostrano le riforme di Gorbaciov da un lato e quelle di Deng Xiaoping dall'altro. Il nazionalismo, dice, i fondamentalismi religiosi, cioè esattamente quelle due cose che poi sono esplose subito dopo, nazionalismi e fondamentalismi religiosi non sono delle vere alternative alla democrazia liberale. Perché? Perché sono portatrici di ideologie, diciamo così, particolari e non universali. Soltanto la democrazia liberale ha un valore universale, si può universalizzare. E questo principio, che secondo lui si è ormai radicato nella coscienza, nel regno delle idee, ecco, pone al riparo per sempre la democrazia liberale, che rappresenta la fine della storia. Cioè tutto il mondo andrà in quella direzione. Tocqueville, diciamo con altra profondità, diceva qualcosa di non troppo diverso da Fukuyama. La democrazia arriva dovunque, prima o poi, ma arriva dovunque. Con la democrazia, naturalmente, arriva anche la pace. Perché? Perché queste sono col modello kantiano, ma che poi è stato ripreso nelle varie teorie della pace democratica, perché le democrazie, come dire, non si fanno la guerra tra di loro, sanno fare la guerra anche violentemente e con successo contro i regimi autocratici, ma tra di loro non la fanno. E quindi, questa è l'idea che poi riprenderà anche Huntington: se aumenta il numero delle democrazie, la terza ondata della democratizzazione, il libro del 1991, se aumenta il numero dei regimi democratici, vuol dire che si ingrandisce, come dire, l'area war free, ecco, diciamo così, del pianeta. Si va verso una progressiva pacificazione del pianeta. In più, Fukuyama aggiungeva anche un'altra cosa, che in questa proiezione verso la fine della storia, cioè un mondo democratico e orientato al capitalismo, anche le identità tendono a venire meno. Lo dice apertamente nell'ultima parte del suo articoletto e poi nel libro molto più ampio che ha scritto qualche anno dopo, l'ultimo
La fine della storia è l'ultimo uomo. Le identità perdono di spessore. Perché? Perché stiamo diventando, come siamo già in Occidente, un mondo semplicemente di consumatori compulsivi che non hanno più nessun idealismo, nessuna voglia di lottare per il riconoscimento. No? Stiamo diventando, come dire, un'umanità, il genere umano è proiettato verso una perdita significativa della rilevanza stessa dell'identità, una tesi che poi Fukuyama ha rovesciato completamente 2 anni fa, diciamo, in un libro intitolato Identità, che è di grande, grandissimo, grandissimo interesse. Quindi eccolo qua il triangolo: democrazia, identità che perdono di consistenza, pace a livello internazionale. Huntington rinforza nella terza ondata della democratizzazione questo schema, lo dice apertamente, questa terza ondata è una buona notizia per gli Stati Uniti innanzitutto, ma anche per la pace mondiale. Perché? Perché le democrazie sono meno violente, perché le democrazie non si fanno la guerra tra di loro, eccetera, eccetera. Naturalmente Huntington, che è un po' più prudente del più filosofico Fukuyama, non è proprio del tutto decisamente ottimista, perché nel finale di quel libro, come dire, insiste molto quando ipotizza la possibilità di una controondata, no? Dice molto apertamente, primo, che non è detto che non ci sia un'ondata, una controonda di riflusso, che dunque riporterebbe in auge regimi autoritari e dunque potrebbe rimettere all'ordine del giorno il tema della guerra, della violenza. E poi soprattutto dice, cosa che poi svilupperà nel suo libro diventato celebre e malfamato, a torto secondo me, sullo scontro delle civiltà, il nuovo ordine mondiale, dice attenzione perché è possibile che la democrazia abbia raggiunto i suoi limiti estremi, no? Perché in alcuni paesi, per ragioni anche culturali, sono refrattari alla democrazia, quindi questo trionfo potrebbe non essere così universale, anche se si è andati verso la pace. Dopodiché arriva Müller, John Müller, che scrive un libro che secondo me è un po' la fotocopia del testo di Engel, diciamo, degli anni prima, insomma, degli anni pubblicato negli anni poco prima della prima guerra mondiale, che dice: signori, qui le grandi guerre tra gli stati sono obsolete. La guerra come il duello, no? Dice. Come il duello e come la schiavitù non è un fenomeno naturale, è un fatto storico che a un certo punto ha fatto il suo corso, dopodiché, come dire, si esaurisce. La guerra non conviene, nella guerra si fanno male sia i vincitori che i vinti, il prestigio dei popoli non si ottiene più con le armi, ma con la potenza economica, col commercio, eccetera. Fa tutta una serie di riflessioni che diciamo, sono andati un po' nella stessa direzione. Attenzione, anche se Müller poi aggiungeva in quel libro, dice sì, sto parlando delle major wars, cioè delle guerre tra grandi potenze, tra paesi sviluppati, eccetera, ma attenzione perché invece i piccoli conflitti, quelli che eccetera, eccetera, quelli sono addirittura naturali, dice, sono inevitabili, il conflitto etnico, il conflitto tribale, il conflitto religioso, eccetera, eccetera. Quindi c'è l'idea che si vada verso la pace, ma fino a un certo punto, e anche Fukuyama non ha detto che la pace arriva domani, ha detto in prospettiva, quando tutto il mondo sarà diventato post-storico. Fa proprio una battuta nel suo articoletto, dice: ma state tranquilli perché gli analisti di Foreign Affairs avranno ancora molto da scrivere, perché avremo terrorismi e avremo anche gli stati post-storici. È tremendo, perché non si riesce ad acchiapparlo da nessuna parte. Ci sono anche gli stati post-storici, cioè l'Occidente, che avranno grandi problemi e confliggeranno con gli stati che sono ancora nella storia. Però quell'idea è stata in qualche modo fissata, l'idea di una possibile pacificazione, probabile pacificazione delle relazioni internazionali. Allora, a quel punto, come dire, sono arrivate, non ve le voglio recitare, controllo. 10 minuti. Ecco, a quel punto sono arrivate tante brutali, tremende, virulente, imprevedibili per certi aspetti, repliche della storia, che non mancano.
che non mancano mai. E devo dire che sullo sfondo, non sto più a ricitarle, insomma, dalla guerra della Jugoslavia fino all'ultimo conflitto. Di fronte a questo spettacolo, diciamo così, di violenze diffuse, eccetera, ecco, la percezione del fenomeno bellico è cambiata in maniera molto, molto radicale. A partire, voglio citare qualche testo che vi sembra di riferimento interessante, che forse può essere utile, magari lo conoscono tutti, ma insomma rimetto in ordine. C'è un bellissimo libro di Martin Van Krevel, scusatemi, che esce nel 1991, che si intitola The Transformation of War, in cui, come dire, ci si comincia ad avvicinare a quella che poi è diventata un po' la tesi dominante, quella di Caldor, diciamo, sulle nuove guerre. C'è Huntington che scrive il suo capolavoro sullo scontro delle civiltà, il nuovo ordine mondiale, che parla delle guerre di faglia, cioè delle guerre tra... Io su Huntington sono, c'è anche Cannizzo che, come dire, se ne occupa, sono agguerritissimo, sono pronto a sfidare a duello chiunque in te, non scherzo ovviamente, però non troppo. C'è Huntington che comincia a parlare di guerre di faglia, cioè guerre tra civiltà, tra stati che appartengono a civiltà diverse che sono, come dire, confinanti, o addirittura ipotizzare un conflitto mondiale. Io mi chiedo, non so se ne avete parlato ieri sera, discutendo il libro di Bellezza, ma forse il conflitto russo-ucraino, qualche elemento forte, diciamo, di scontro di civiltà ce l'ha abbastanza. Comunque, questo poi farò una battuta finale. Arriva a ipotizzare, dicevo, un conflitto mondiale, se non sbaglio nel testo l'ho data come ipotesi al 2010, stiamo parlando di un libro che viene scritto nel 1996, preceduto da un articolo su Foreign Affairs del 1993, ipotizza nel 2010 uno scontro mondiale, una guerra mondiale in cui gli stati guida di tutte le grandi civiltà iniziano, come dire, a infliggere veramente in maniera globale. Faccio notare che Huntington non parla, quando parla di guerra, non parla mai di guerre tra civiltà, parla di guerre tra stati, come dire, che poi si riconoscono, si alleano o confliggono secondo gli schemi della civiltà, ma gli attori della politica internazionale per Huntington sono gli stati, non le civiltà, quindi una visione abbastanza tradizionale del conflitto. Sì. Dopodiché me ne cito altri due, Heisborg, François, questo è alsaziano, quindi non si sa mai Heisborg, eccetera, comunque, scrive un libretto tremendo che si intitola Il futuro della guerra, in cui dice che ci saranno nel futuro, siamo nel 1997, guerre di stati criminali, guerre di secessione, guerre cibernetiche soprattutto in Occidente, e ancora guerre da XIX secolo combattute peraltro, cioè guerre tra stati combattute peraltro con le armi del XXI, ma soprattutto in Asia orientale. Ma diciamo il testo che ha avuto più fortuna secondo me è quello di Caldor, quello su cui ci siamo un po' abituati a ragionare sul modello delle nuove guerre. E Caldor dice sostanzialmente che le guerre contemporanee, a lei contemporanee, il libro esce alla fine degli anni 90, ha in mente la Jugoslavia soprattutto, sono guerre in cui gli stati non sono più i protagonisti della politica internazionale. Cioè non gli stati, ma gruppi, forze, soggetti che emergono dalla crisi dello Stato, dallo sbriciolamento dello Stato che è fiaccato dai processi di globalizzazione, che è minacciato dall'alto da forze sovranazionali, dal basso da forze subnazionali. Ecco, la crisi degli Stati sta producendo una nuova forma di guerra in cui, uno, non si combattono più gli eserciti, cioè uomini in divisa, va bene, riconoscibili, che sono, come dire, pagati, addestrati, eccetera, dallo Stato. Gli attori della guerra sono gruppi privati, sono fuoriusciti dall'esercito, bande di tifosi, pensate appunto alla ex Jugoslavia, terroristi, gruppi privati, primi. Secondo, cambiano
i modi di finanziare la guerra. La guerra non è più il frutto di politiche economiche centralizzate dello Stato, ma si alimenta con tutte le cose che hanno a che fare con la criminalità organizzata, traffico di droga, di preziosi, di esseri umani, insomma, l'ira di Dio. Le guerre non sono più come quelle clauseviziane, governate da principi in qualche modo di razionalità. Non si fa più la guerra per conquistare un territorio oppure per ragioni ideologiche. Le guerre sono sempre più ispirate alle politiche dell'odio, quell'elemento che Clausewitz, nella sua grande, nella sua grande opera del 1832, lui è morto nel 31, ma insomma, nella sua grande della guerra, ecco, riteneva essere un po' il motore della guerra stessa, le passioni che però vengono tenute a bada dalla politica, no? dalla capacità poi sul terreno del comandante, del generale in capo. Questo modello effettivamente, questo modello delle nuove guerre ci spiega tantissime cose di quello che abbiamo visto, ci spiega la ex Jugoslavia, ci spiega quello che succede nell'ex impero sovietico, ci spiega fino a un certo punto quello che succede in buona parte del mondo. Del mondo africano, ci spiega, perché poi la cosa è andata avanti, anche, ci spiega anche un po' la nuova rilevanza che ha assunto il terrorismo internazionale. Noi abbiamo passato 20 anni a confrontarci con questo fenomeno in termini drammatici, perché anche il terrorismo in qualche modo, ecco, può essere considerato una forma di guerra privatizzata, diciamo così, che esce dalle logiche classiche, clauseviziane della guerra. E infatti, cito l'ultimo libro, Carlo Galli, in un bel libretto, ti sto citando tutto quello che vuoi. Ce l'ho. Carlo Galli, in un bel libretto che si intitola La guerra globale, ha fatto vedere come ormai non si possa più, cioè come siano ormai cadute tutte le distinzioni fra interno, esterno, civile, militare, privato, pubblico, e come la guerra sia diventata, come dire, un fenomeno universale, molecolare, che è dappertutto e che si combatte sui fronti, nelle metropoli occidentali, insomma la guerra per l'appunto globale. Ora, questa idea è stata messa, direi, credo, decisamente in crisi da quello che abbiamo visto accadere a partire dal 23 febbraio del 2022, perché qui ci siamo trovati di fronte a una guerra che è condotta, poi la possiamo discutere, interpretare, vedere, no? Ma qui ci troviamo di fronte a una guerra in cui gli eserciti, i carri armati, le divise tornano a essere, come dire, in primo piano. Ci troviamo di fronte a una guerra che è ispirata ai principi proprio classici della politica di potenza, della Machtpolitik, che è quella che ha fatto disastri, come dire, per 5 secoli, diciamo, nella storia europea e non solo europea. Ci troviamo di fronte, certo, a una guerra che si sta caricando, si è caricata di significati, diciamo, antintoniani, perché l'elemento della civiltà fa capolino violentemente, ma è una retorica naturalmente, e insomma ci troviamo di fronte a una guerra che in parte è una nuova guerra, nel senso alle violenze sui civili così, diciamo, brutali, in parte è una nuova, assomiglia alle nuove guerre di Calvin, ma in parte è una grande guerra clauseviziana tradizionale che, aggiungo, rischia anche di portare il mondo sulla catastrofe, cioè una guerra tra stati che sta rischiando di scatenare quella major war che appunto si dava per scomparsa un po' dall'orizzonte delle relazioni internazionali. Quindi forse dobbiamo preoccuparci, cioè non Carlo Jean, che è un generale cattivo ma molto intelligente, che scrive libri urticanti su questi temi geopolitici, la guerra, eccetera, diceva che le guerre, prendendo un po' per i fondelli la
Mary Caldor, diceva: ma sì, queste guerre che ci sono in Iraq, no, il lungo dopoguerra, sono delle piccole scaramucce post-coloniali, la guerra vera è un'altra cosa. Magari c'ha ragione lui, e come dire, quello che stiamo vedendo adesso è davvero molto più preoccupante. Ecco, questo volevo dire, e mi fermo qui perché ho esaurito il mio tempo, insomma, spero di non aver detto cose troppo note, di non aver rotto Hai troppo le rubato. scatole. Va bene. Grazie.